Ed eccoci pronti. Brave, brave. Gli facciamo anche un applauso. Tanto. Andiamo a seguire il tabellone mentre le immagini ci ripropongono la difficoltà del gioco, e proprio questa difficoltà aumenta la considerazione per la squadra di Treviso. 9 kg la Jugoslavia, 33 l'Italia, 17 kg e 400 grammi alla Francia, quindi un ottimo risultato, devo dire. Andiamo a seguire insieme il tabellone. 6 punti Treviso, 5 Tolosa, 4 H per la Spagna, 3 il Portogallo con le azzurre, 2 Faetano per San Marino, 1 Bor per la Jugoslavia. Questa è la classifica, amici di Treviso, amici d'Italia che ci seguite e ci avete seguito per 8 settimane numerosi. Prima Treviso, 34 punti. Seconda Bor 32, terza H 28 a pari merito con Tolosa e le azzurre, e poi Faetano con 21. Treviso è passata in testa, non riusciamo a contenere la gioia prima dell'ottavo gioco. A te Feliciana. Questa volta sono in compagnia della capitana di Bor della squadra jugoslava, che in questo momento è passata al secondo posto. Daniela, buonasera, buonasera Europa e buonasera a tutti e auguri. Carina e molto sportiva lei, che con i suoi compagni vengono da Bor, che è una bellissima cittadina a 250 chilometri ad est di Belgrado, e che vediamo insieme in questo momento attraverso le immagini che la regia ci manderà. Ai nastri di partenza per l'ottavo gioco ci sono due concorrenti vestiti da cavalli, o due cavalli vestiti da concorrenti, questo non l'ho capito per la verità, cavalcati da una compagna della propria squadra che li guiderà lungo un percorso che è qui sotto di me, sotto queste siepi. Al termine del percorso la concorrente dovrà strappare da un cavo che attraversa completamente il campo di gioco lo stemma della propria squadra. Questo è un gioco all'australiana, scusate la papera, e quindi chi arriva per ultimo è eliminato. Vediamo insieme cosa succede, a te Bernard per l'ottavo gioco. Concorrono tutti insieme, attendiamo il fischio di Bernard per l'Italia, per Treviso. Attendiamo il fischio. Partiti sono Alvise Russo, Lorenzo De Serio e Amazzone Adriana Dal Bianco. Raggiungono i cavalli. Difficile valutare. Ultimo il Portogallo. Non è determinante arrivare primi, l'importante è non arrivare ultimi. Ritornano ai nastri di partenza cavalieri, cavalli, amazzoni. Eliminato dunque il Portogallo. Vediamo la seconda manche, che vede quindi protagoniste Spagna, Francia, San Marino, Jugoslavia e Italia con Treviso. Eccoli, sono Alvise Russo, Lorenzo De Serio, l'Amazzone Adriana Dal Bianco. In questo momento il palio di Siena è quasi un niente in confronto alla tensione. È straordinario, partiti! Cade San Marino! Cade proprio San Marino, e davvero ci dispiace,
ci aggiudichiamo il diritto alla terza manche, ma sosteniamo con un grosso applauso gli amici Maurizio Menghi, Leandro Pignatti e Roberto Venturini di San Marino, che si classificano al quinto posto. Una disavventura, una caduta che non ci voleva, mentre Alvise e Lorenzo ritornano. Ecco, vediamo questa partenza straordinaria e qui vediamo nel tentativo di guadagnare terreno la caduta della compagine di San Marino. Splendide queste immagini, purtroppo ci portano una caduta di una squadra amica, ma evidentemente questo è il gioco, pronti a tutto. Ma attenzione, sono rimaste quattro compagini in gara, sesta classificata le Azzorre del Portogallo, quinto Faetano San Marino. Eccoli i nostri protagonisti pronti che attendono il via, da quattro si ridurranno a tre. Pronte le Amazzoni, i nastri di partenza come vedete vedono in prima fila gli jugoslavi, poi proprio l'Italia. Partite le Amazzoni in seconda corsia a destra, svolto il schermo, è proprio l'Italia, provi Treviso, ha un momento difficile e parte la Spagna, quindi prima la Jugoslavia, poi il Portogallo, poi la Spagna. Un incidente alla partenza per Treviso, ne blocca la marcia, quindi si classifica al quarto posto. Non può mancare un applauso, perché nell'anima di questi ragazzi in questo momento c'è veramente un grande sconforto, ma noi li sosteniamo. Una gara affascinante, se dovessimo guardare solo allo spettacolo sarebbe straordinario, se non fosse coinvolta proprio l'Italia e Treviso, che ospita anche la finale. Una gara straordinaria, rimangono Spagna, Portogallo e Jugoslavia, alla sinistra del vostro teleschermo è l'Amazzone spagnola, poi salta una corsia e troviamo la portoghese, alla destra del teleschermo era proprio la jugoslava. Jugoslavia che ci segue, mi sembra di aver sentito un fischio, infatti è partita la prova. Parte ancora una volta in testa la Jugoslavia. Che raccoglie lo stendardo per prima, poi è difficile dalla postazione giudicare chi sia la seconda squadra. È soltanto il tabellone che ci dirà che si è classificato al terzo posto, se Portogallo o Spagna, cioè chi è stata eliminata. Beh, in questo caso mi sembra evidente la Spagna. È la Spagna, quindi la manche finale per il primo e il secondo posto vede i protagonisti Portogallo.